Ciao creatore della notte, secondo video per la rubrica Dal tramonto all'alba. Come vedete questa volta mi sono proprio sbattuto, cioè, ma quanto si sbatte questo ragazzo? Ho addirittura creato anche l'altarino, conforme alla tematica del libro di cui parliamo questa volta, e notare, no, dico notate, io sono in ginocchio, cioè vi rendete conto? Nessuna mi ha mai messo in ginocchio, cioè nessuna. Questa cosa non si ripeterà mai più, evento irripetibile, quindi godetevi questa cosa perché questa posizione non è adatta a me. Tra l'altro mi stanno già venendo i crampi, quindi sarà meglio che inizi a parlare perché non ce la faccio più a stare in questa posizione. Non riuscirò ad alzarmi, credo. Allora, il libro in questione, come già detto sul forum diverse volte, è I Diari delle Streghe, di Lisa Jane Smith, che probabilmente ormai avrete letto tutti. Però, siccome questo video ovviamente finirà su YouTube, quindi cioè, sarà visibile anche da tutti, quindi non solo dall'utente del forum, nel parlarne, diciamo, darò prima un'infarinatura generale sulla storia, senza fare spoiler, insomma, in modo da spiegare un attimino di cosa parla questo libro a tutti. E poi, invece, nella seconda parte del video farò dei commenti, quindi più rivolti a noi del forum, quindi per commentare, insomma, per dirvi come mi è parso questo libro, quindi qui mi scatenerò, cioè non farò caso a spoiler, a nulla, perché cioè, praticamente questo libro l'abbiamo letto tutti. Infine, se il video non durava troppo, nell'ultima parte del video vorrei anche fare qualche già commento preliminare sul telefilm, che sappiamo inizierà a settembre in America, e quindi farò qualche commento tra libro e telefilm, un confronto, visto che comunque si è già visto il trailer, quindi sappiamo già lettori e tutto quanto. Allora, c'è anche il mio coniglio, qua che gira, quindi se si avvicina dopo lo prendo e così vi saluta. Allora, iniziamo a dare un'infarinatura generale, quindi questa parte del video è visibile tranquillamente da tutti, anche chi non ha letto il libro, non farò spoiler. Allora, I Diari delle Streghe viene pubblicato in America nel 92 e il nome originale di questa saga in realtà è The Secret Circle. In Italia viene pubblicato per la prima volta nel 2009 e come vedete il nome della saga è stato completamente cambiato, ovviamente per fare pendant con I Diari del Vampiro, dell'Esploratrice e con tutti gli altri libri che la Newton sta sbizzarrendo a rinominare I Diari delle Fate, I Diari degli Angeli, I Diari di tutto praticamente. Inoltre, tra l'altro, voi non vedete perché ci sono le candele davanti e non voglio muovere nulla per non far crollare la fila. Però si tratta di quattro libri in uno, in realtà. La saga è costituita da quattro libri, ovvero L'Iniziazione, La Prigioniera, La Fuga e Il Potere. Anche qua i titoli ovviamente non sono proprio fedeli alla versione americana, e anzi, il secondo e il terzo libro, quindi La Prigioniera e La Fuga, in realtà sarebbero un unico libro, che è stato scisso in due parti esclusivamente in Italia. Il titolo originale di questi due libri era The Captivate, quindi questo tanto per dare un'idea su come è articolata la saga. Questa edizione quindi comprende tutti e quattro i libri italiani e costa 9,90 euro. Io l'ho preso in super sconto a 4,90 euro perché fino a fine agosto tutti i cascavi di Newton sono scontati. E infine vi dico che il libro ha 509 pagine e il font è anche abbastanza grande, quindi nonostante sia un'edizione toccabile è scritto molto grande, quindi non diventerete ciechi per leggerlo. Allora, piccola introduzione alla trama. Di cosa parla questo libro? Beh, come si intuisce facilmente dal titolo, l'argomento sono le streghe, quindi la stregoneria. Si tratta di un romanzo comunque adolescenziale, quindi l'argomento è trattato, diciamo, molto all'acqua di rose, la scrittura è molto scorrevole, molto semplice, adatta quindi appunto a un pubblico young adult. La protagonista è una ragazza di nome Cassandra. A inizio romanzo la vediamo a Cape Cod, una località in cui si trova in vacanza con la madre. Vacanza non molto goduta. Cassandra non vede l'ora di tornare a casa, non si sta divertendo, non sopporta l'amica Portia, non so come si dica, con cui sta passando queste vacanze e se ne vuole andare. Un giorno, finalmente un fulmine a ciel sereno, un momento di gioia per questa povera sfigata, mentre stava sulla spiaggia insieme a Portia, passa un ragazzo e neanche a dirlo, ovviamente è un colpo di fulmine.
questo ragazzo con questi occhi blu come l'oceano, con una chioma rossa, brillante, lucente, super eccitante, insomma, la solita roba. Intorno a questo ragazzo, però, diciamo, c'è un'aura particolare. Gli amici di Cassandra ne parlano male, insomma, è pericoloso. Addirittura, mentre questo ragazzo scappa, si nasconde, un gruppetto, proprio di cui fanno parte anche i fratelli di Portia, cercano addirittura di inseguirlo, di fargli del male. Addirittura uno di questi porta una pistola. Insomma, la situazione si fa abbastanza ambigua. Contemporaneamente Cassandra dice, vabbè, dimentichiamoci questo fatto, perché intanto a breve me ne tornerò a casa, di conseguenza lasciamocelo alle spalle, se non fosse che, come torna a casa, la madre dà una notizia devastante. Sia lei che la madre non torneranno a casa, ma si trasferiranno invece a New Salem dalla nonna, poiché la nonna è malata. E quindi, insomma, andranno a breve. Cassandra ovviamente non è contenta, vuole tornare a casa, vuole ritrovare i suoi amici, ma non c'è niente da fare. E quindi il giorno dopo partono per New Salem. Una nuova città voleva quindi, oltre a una nuova casa, voleva anche una nuova scuola, nuovi compagni, nuovo tutto. E ovviamente nel primo giorno di scuola Cassandra riesce ad inimicarsi il gruppo più pericoloso della scuola, ovvero gli appartenenti a un misterioso club che tutti temono, studenti e professori compresi, e nel primo giorno ovviamente riesce a inimicarsi Faye, che è un po' il membro più minaccioso, più temuto di questo club di fighetti, insomma, che c'è un po' in tutte le scuole, per capirci. E la situazione si complica. Non credo di farvi uno spoiler, perché è scontato dalla prima pagina del libro. Cioè, veramente è evidente che questo club di questi ragazzi è questo sticker circolo, ovvero questo circolo di streghe e stregoni. Allora, questo è un pochino l'inizio del libro, e per darvi l'idea, insomma, poi della storia generale. Ovviamente succederanno un sacco di cose, ma che non posso dirvi, perché altrimenti che raccontare tutto il libro non avrebbe nemmeno senso. Cosa posso dirvi? Allora, la scrittura, come vi dicevo, è molto, molto semplice, molto scorrevole, un po' come tutti i libri di Dita Gentilmente. In questo libro in particolare, per fortuna, la scrittura mi è sembrata un pochino più dettagliata. Dico per fortuna, perché nel Diario del Vampiro, sì, da una parte era piacevole perché si lasciava leggere molto rapidamente, senza impegnare la mente, però un minimo insomma, di descrizioni, di ricercatezza in più non avrebbe fatto male. Qui un pochino c'è stato questo tentativo, pur restando comunque sempre un romanzo assolutamente semplice nella narrazione. La trama direi che è molto lineare, non rivela grosse sorprese, insomma, nessuna grossa rivelazione. Potremmo definirla un pochino banalotta per certi versi, però secondo me, se si è attratti da questo tipo di racconti, si lascia leggere senza nessun tipo di problema, insomma, io l'ho letto rapidamente, non mi è dispiaciuto. Che altro posso dirvi in generale senza farvi spoiler? Ma niente, se vi piace questo tipo di lettura, ve lo consiglio. A questo punto, però, vorrei anche fare dei commenti un pochino più dettagliati, in generale. Allora, intanto diciamo che secondo me questo libro, come dicevo prima, è stato scritto negli anni 90, e questo è un fatto, però secondo me ha anche una caratteristica, ovvero quella di essere strettamente legato agli anni 90. Che cosa voglio dire? Voglio dire che letto oggi, secondo me, un po' perde molto. Ha un po' quell'atmosfera molto Beverly Hills, 90-210, cioè questi conflitti fra adolescenti, questa atmosfera scolastica, cioè che oggi non ci sono più, oggi non esistono più. Quindi secondo me, letto nel periodo in cui venne pubblicato, sicuramente rendeva di più. Oggi rende un po' di meno, perché sono trascorsi tanti anni, ma questo non vuol dire necessariamente che il romanzo perde in generale. In questo caso però secondo me un po' sì, perché è, secondo me, per il modo in cui è scritto, per quel che racconta, strettamente collegato al periodo in cui è stato pubblicato. Questa è una mia idea, magari può non essere condivisa, insomma. Allora, iniziamo a commentare un pochino i personaggi. Allora, Cassandra, questa protagonista, ha
Allora, nella prima parte del romanzo è veramente insopportabile, cioè tonta, veramente tonna. Io non so, la soprannominerei la ragazza abitata, perché sembra quasi abitata da qualcuno, nel senso che lei dorme, di default lei dorme, poi ogni tanto sente delle voci, dei sussurri, per cui ha dei momenti di lucidità molto brevi in cui si riprende e fa qualcosa di vagamente furbo, per poi ovviamente ricadere nel suo letargo. Questa almeno per la prima metà del libro, in cui ti fa delle domande, devo dire, psicologicamente molto profonde, cose del tipo, ma sono buona o sono cattiva? Se faccio così, sono cattiva. Oddio, cioè veramente, quando leggevo queste frasi volevo prendere libertà da memoria. Poi, per fortuna, col procedere della trama verso la fine del libro, un pochino per fortuna si riscatta. Poi gli altri due personaggi principali sono Diana, Faye e Adam. Allora, Diana è il classico personaggio del libro, ovvero quel personaggio che non può esistere. Non perché viene descritta come bellissima, stupendissima, ma perché è quella ragazza proprio del libro, cioè eterea, saggia, che non perde mai la calma, quel carattere piatto, cioè di cui tu leggi una descrizione nella prima pagina del romanzo in cui compare e già hai capito perfettamente il personaggio, cioè non rivela nessuna sorpresa. Diciamo un personaggio un po' stereotipato. Cioè, a dire la verità, un po' tutti i personaggi di questo libro sono stereotipati, però lei secondo me è proprio lo stereotipo puro. Abbiamo Faye, che è uno dei personaggi secondo me più riusciti, anche lei è abbastanza stereotipata perché fa la parte della cattiva della situation, però è un po' più divertente, insomma, un po' più cattivella. Soprattutto all'inizio del libro, anche lei alla fine del romanzo si riscatta, senza però andare a denaturare il proprio carattere. Fondamentalmente resta questo. Questa è una cosa che ho molto apprezzato. Mi stanno suonando il campanello, non intendo aprire perché sennò mi tocca entrare da capo. Dopodiché abbiamo Adam, e su Adam avrai qualcosina da dire. Allora, lui fa la parte nel libro del figo, della situazione. Il colpo di fulmine di Cassandra. C'è una scena alla fine del primo libro in cui i due si danno un bacio e la cosa è proibita poiché Adam è il ragazzo di Diana. A questo punto, due adolescenti normali avrebbero potuto fare solo due cose: o dire ok, basta, andiamocene, tu sei fidanzato di Diana, quindi mollami. Oppure si sarebbero presi e si sarebbero arrotolati nella sabbia. Loro non fanno nessuna di queste due cose, prendono un coltello. Si tagliano la mano e fanno un giuramento di sangue. Ma voglio dire, cioè, già è abbastanza grave, Adam, che tu a 16 anni vai in giro con un coltello in tasca e invece non hai questi. Cioè, ma che cacchio di ragazzo sei? Tu hai un problema, potevo dire. Ma poi voglio dire, dai, questa scena veramente è allucinante. Proprio vabbè. Questo è quanto. Il video sta diventando troppo lungo. Allora, prima di raggiungere i 15 minuti, voglio fare un commento sugli attori che si sono visti finora, attori che devo dire non mi piacciono, cioè quella più azzeccata secondo me è l'attrice che fa Cassandra, perché bene o male fisicamente ci assomiglia e poi ha quell'aria un pochino da tonnarella per cui si adatta, gli altri niente, cioè Adam che dovrebbe essere un suprafigo, l'attore secondo me è orribile, Diana non c'entra niente, nel libro è scritta come bionda, con questi capelli del colore della luce lunare, hanno preso una mora, neanche particolarmente bella. E non mi piace nemmeno Faye, perché nonostante l'attrice che fa Faye abbia comunque le caratteristiche simili, cioè capelli scuri o più scuri, però non mi sembra né alta né slanciata, non mi sembra quell'aura seduttiva che invece Faye ha per tutto il romanzo. Quindi gli attori non mi piacciono. Il trailer però sembra molto molto bello, nonostante si capisce subito non ha niente a che vedere con il libro, cioè la storia è completamente diversa, ma a parte questo. Sembra comunque interessante, quindi aspettiamo di vederlo. Volevo dirvi un sacco di altre cose, ma non c'è più il tempo. La massima durata per i video di questa rubrica sono 15 minuti. Quindi vi devo fermare qui e vi do un saluto al prossimo video. Ciao ciao!